Ragazzi, buongiorno, bentornati nel mio salotto. Oggi parliamo di come si fanno delle chitarre che non sembrano delle chitarre, che sembrano delle tastiere, che sembrano dei synth, che sembrano qualcos'altro. Insomma, sta roba qua. Come sempre, prima di entrare nel vivo del discorso, vi invito a iscrivervi al canale, premete anche la campanellina così vi arrivano tutti gli aggiornamenti quando carico dei video nuovi, e seguitemi anche su Instagram, c'è il link in descrizione. C'è anche il canale Telegram, cliccate anche quello, che lì metto ancora altre cose, altri contenuti, insomma, seguitemi anche lì, è carino il canale Telegram. Quando usare questa tipologia di accompagnamento, diciamo? Innanzitutto quando non dovete rompere le scatole, oppure volete fare qualcosa di molto morbido, che sia indietro nel mix, che non dia fastidio al cantante, che non dia fastidio magari un'altra chitarra, se dovete incastrarvi perché quel brano prevede una tastiera ma non ce l'avete, se volete fare un suono un po' magico, diciamo, ecco, quello è il momento giusto per sfoderare questi nuovi accordi con il riverbero, che possono esservi molto 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 utili. Andiamo direttamente sulla chitarra, così vi faccio vedere la forma degli accordi e poi vi faccio anche vedere come settare il riverbero. Eccoci sulla chitarra, partiamo da quello che non bisogna fare, cioè questo, l'accordo intero. Cioè, ragazzi, questo accordo qua è incomprensibile e oltretutto è un La maggiore, lo so benissimo, però non serve a quello che dobbiamo fare noi, perché questo ha troppe informazioni che si traducono in un casino proprio pazzesco sul riverbero. Al contrario, andiamo a prendere soltanto alcune delle note che ci interessano. Nella fattispecie, quella che stiamo premendo con l'indice qua sopra l'ultima corda e quella che stiamo premendo con il medio sulla terza corda. Quindi quello che andiamo a suonare è questo. Questo è il quinto tasto, ma vale per tutti gli accordi maggiori da prendere con la tonica sulla sesta corda. Sentite come tutto è molto pulito, molto chiaro, e comunque descrivo un La maggiore, perché quello che stiamo suonando sono tonica e terza maggiore dell'accordo. La stessa cosa la faremo sul Fa diesis minore. Di nuovo, intero, no. Solo prima e terza corda. Possiamo andarla a prendere così a questo punto. Secondo e terzo dito. Entrambi sul secondo tasto, sesta e terza corda. Il Re. Di nuovo, questo no. Ci interessano prima e terza, abbiamo detto, per cui suoniamo prima qui sulla quinta corda e la terza sarebbe la nota che possiamo andare a prendere col mignolo al settimo tasto della seconda. Sentite quanto è chiaro, sentite come si capisce che è un Re maggiore, quindi uguale anche un tono sopra per realizzare il Mi. Dovreste prendere un accordo minore sulla quinta corda, dovreste fare per esempio il Fa diesis al nono tasto. Non funziona perché sul riverbero siete abbastanza incasinati, per cui nuovamente potete utilizzare prima e terza dell'accordo, queste note qua, quella che state premendo con l'indice e quella che state premendo con il medio. Questo è un Fa diesis minore perché l'indice sta premendo su Fa diesis minore, ma volessi fare il La, nuovamente sposto l'indice, preme il La e faccio il La minore in questa stessa identica posizione. Non fate andare dietro così il medio, io lo sto facendo andare qua perché così vedete esattamente com'è la posizione, ma voi suonateli in questa maniera. Non fate mai andare le dita dietro la tastiera. Ora passiamo a vedere come si setta il riverbero. Scrivetemi nei commenti se avete già utilizzato il riverbero in questa maniera. Parlando del suono, sicuramente la parte più importante è il riverbero che sto utilizzando, che è l'Ama della Acinoisis, che è una ditta italiana, italianissima, di Como. Questo è un pedale che tra l'altro ho comprato, non me l'hanno mandato da provare, ma l'ho proprio comprato perché mi era piaciuto, l'avevo provato ad SHG, quindi ho deciso di acquistarlo. Vi lascio il link in descrizione. È un pedale che fa tante cose, non fa solo il riverbero nudo e crudo, ma ha anche un beat crusher a bordo, c'ha un oscillatore che dopo vi faccio sentire, il beat crusher oggi non ne parliamo perché non ci interessa. Il pulito che sto utilizzando è il solito Sur Badge, ed è questa roba qua. Aggiungendo il riverbero si ottiene una sonorità di questo tipo. Se fate caso, il riverbero, che è questa monopolina qua, è a cannone, cioè al massimo mix a metà, per cui stesso volume di parte suonata e parte riverberata. Aggiungendo l'oscillatore succede questa roba qua, cioè diventa super profondo. Giusto per farvelo sentire, il beat crusher aggiunge questa roba qua. Si passa da questo a, tenetevi forte, questo. Questa specie di distorsione digitale è il beat crusher, che appunto di fatto è una distorsione digitale. A me piace tantissimo.
Siamo giunti alla fine di questo video, spero vi sia piaciuto, anche se per una volta c'ho un maglioncino e non sono come sempre in maniche corte, ma ragazzi fa un freddo cane. Ecco, se vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale con campanellina annessa, seguitemi su Instagram, date un'occhiata in descrizione che c'è il link, c'è anche il link per seguirmi su Telegram e noi ci vediamo al prossimo video, ma fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questi tutorial. Ciao!